Ciao. Sera nuovo video saggio. Dall'anteprima del video avrei già visto cosa andremo ad assaggiare questa sera insieme. Allora, partirei con la cosa dolce. Comunque andiamo a vedere insieme lo stesso. Il rischetto sgusto ketchup, poi questi cioccolatini al latte di Frida Kahlo, non so, credo siano suoi, però nella confezione c'è Frida Kahlo, che insomma non credo siano niente di speciale, forse saranno sciolti, forse, perché li ho tenuti in camera mia dentro alla scatola della mystery box di cibo. Questi pretzel spezzettati, il gusto pizza, pretzel spezzettati, il gusto pizza, pretzel spezzettati, il gusto pizza. La mia pancia brontola solo al pensiero. Pretzel spezzettati, gusto pizza, pretzel spezzettati, gusto pizza, pretzel spezzettati, gusto pizza. Cioè, quanti trigger. Ok. Assaggiare la cosa dolce, poi facciamo un dolce salato, ci sta, sarebbe la mia colazione questo, tra l'altro, ovviamente allontano da Sam, perché appunto non mangia più queste cose, sai che lei è a dieta, lo sono anch'io, però queste cose le ho tenute ormai, cioè in realtà io sono a dieta perché non voglio che lei mi veda mangiare cose che lei non può mangiare, solo per quello, non è che io sono a dieta, che sono sovrappeso, cose del genere, ecco. E infatti cercherò di acquistare altri snack, cose strane da assaggiare insieme. Allora, la confezione è molto bella, non tanto per Frida Kahlo, perché a me non è che interessi particolarmente, ma c'è il mio fiore preferito, che è la passiflora. C'è l'etichetta, giustamente, perché per legge deve essere così, con scritto Frida Kahlo Fudge Milk Chocolate Hazelnuts, peso netto 150 grammi, ingredienti cioccolato al latte 65%, zucchero, latte in polvere, burro di cacao, massa di cacao, grasso vegetale, da segregazione della palma, siero del latte, emulsionante. Giustamente hazelnut, nocciole, presenza minima del 20% di materie solide del cacao, presenza minima del 20% di materie solide del latte, allergeni, contiene latte, nocciole, potrebbe contenere arachidi e altra frutta secca, vabbè, ok, è a norma, ci sono anche gli allergeni, per chi non lo sapesse, io stato, io posso aprire un ristorante volendo. Sì, è Cate Splendente, anche questo. E anche questo è Cate Splendente. Io posso tutto adesso. Io posso anche aprire un ristorante, un bar, perché ho il permesso, perché ho l'attestato, perché ho fatto il corso durante il Covid. Finché voi stavate a casa a guardare le serie TV o aprire TikTok. Ok. Non sono magicamente sciolte, non si sa come. Sono tutte bralline.
Si piacciono le nocciole.
Immaginavo
Sembrava